Ciao a tutti, benvenuti. Noi siamo tre sorelle e abitiamo a Calderara di Reno, un paesino vicino a Bologna. Il nostro papà è bolognese e la nostra mamma è catalana, della città di Lleida, che si trova nell'entroterra della Catalogna e a cui noi siamo affezionati sia per la famiglia che per gli amici che si trovano là. Io sono Laia, ho 15 anni e frequento il liceo classico. Mi piace sperimentare cose nuove e lasciarmi trascinare dalla musica e dalla scrittura. Io sono Noa, ho quasi 13 anni e compio la vigilia di Natale. Faccio la terza media. Sono una ragazza creativa e mi piace molto disegnare. Io sono May Pancalisugnal, ho 8 anni, faccio la terza B della scuola elementare. Mi piace suonare il pianoforte, giocare a pallavolo e nuotare. Siamo qui per raccontarvi una tradizione natalizia catalana. Oggi vi spiegheremo una figura tipica dei presepi catalani, il caganè. Ogni casa fa il suo presepe, che resta allestito fino alla fine delle feste. Si mette Gesù Bambino la notte di Natale e si fanno avanzare i re magi fino ad arrivare di fronte alla capanna il 6 gennaio. Nel nostro presepe abbiamo questo personaggio, il caganè, che può sembrare un po' buffo. Si tratta di un contadino con il costume tradizionale catalano, tra cui risalta la berrettina e la cintura rossa, che viene posizionato più o meno nascosto, accovacciato, con i pantaloni abbassati e il sedere al vento, con l'intenzione di fare la cacca. Infatti l'ha fatta. La sua presenza è necessaria per fertilizzare la terra. È fonte di fortuna, allegria e di buon auspicio per l'anno a venire. Oggi possiamo trovare tipi insoliti di caganè, raffiguranti personaggi famosi del passato e del presente di tutto il mondo, come ad esempio politici, sportivi, cantanti, cartoni animati e così via. Se siete curiosi potete sbirciare sul sito kagane.com. Guardate questo Kagane Castei. Castellè, è bellissimo! Questa simpatica statuina la possiamo trovare anche nel presepe napoletano ed è il pastorello preferito di Roberto Saviano, che ha scritto su di lui. È il più scabroso dei pastori, direttamente arrivato sul presepe napoletano dalla tradizione catalana. Per me, questo personaggio dà il senso del reale alla scena. La sua necessità fisiologica non è sfregio verso la nascita. Semplicemente lui ignora cosa stia accadendo poco distante, come del resto gran parte dei pastori del presepe napoletano, che non sono tutti in adorazione del bambinello. Simboleggia che il miracolo della nascita avviene nel quotidiano, nella distrazione, mentre si soddisfano bisogni e si assolvono doveri. A proposito di pastori, per queste feste dappertutto in Catalogna ci sono le rappresentazioni teatrali dei Dels Pastorets, uno spettacolo della cultura popolare che ha come protagonisti pastori, angeli e demoni, Giuseppe e Maria. Gli attori, solitamente, sono i dilettanti dello stesso paese, che amano divertirsi e mantenere la tradizione. Ci sono molte versioni. Nell'opera si combinano diversi episodi intorno alla nascita e all'adorazione del Messia. Le scene di lotta tra angeli e demoni sono le più emozionanti, mentre le peripezie dei pastori danno un bel tocco d'umorismo. A me piace tanto la copia Borreghe Carchignoli dell'autore Luis Millà. Ah, inoltre, in alcune località è radicata la tradizione di ricreare un presepe vivente, con figure che sono persone per davvero e fanno rivivere la storia della nascita di Gesù. Provate ad immaginare il freddo che deve sopportare chi fa il caganè. Bene, per oggi è tutto. Alla prossima puntata! Ciao! Adeu!